Una partita da vincere per abbandonare i bassi fondi della classifica di Serie A. Un ben trovato a tutti i telespettatori da Matteo Diotalevi, oggi al Toti Patrignani Tecnobull Rugby Park. La Fiorini Pesaro Rugby affronta il Casale per la settima partita del girone 2 di Serie A. Con me al commento tecnico Alberto Vincenzetti. Buongiorno a tutti e benvenuti al Rugby Bull Park. Vediamo oggi intanto innanzitutto un minuto di silenzio che anche noi rispettiamo. L'arbitro Dante D'Elia di Taranto fischia la fine del minuto di silenzio, per Giulia Cecchettin, dedicato in questa giornata mondiale contro la violenza sulle donne, per far sì che e sperare che non si ripetano più episodi di violenza come quest'ultimo tragico a cui abbiamo dovuto assistere tutti quanti. Lungo applauso al Toti Patrignani. Dicevamo, partita molto delicata oggi qui al Tecnobull Rugby Park, perché la Fiorini è alla ricerca della seconda vittoria in questa stagione. Dopo le prime quattro sconfitte era arrivata la vittoria e poi purtroppo è arrivata un'altra sconfitta domenica scorsa a Viadana. Una sconfitta che comunque ha fatto vedere buone cose da parte di Pesaro, che però non è riuscita a portare nessun punto a casa. E adesso è Jobert, schierato a numero 10, a calciare per l'avvio della partita e il Casale si rifugia subito in touche, quindi sarà subito una touche a favore dei giallorossi, una touche che vedrà al lancio Oretti, il giovane tallonatore arrivato da Arezzo. Oggi schierato lui in prima linea con al fianco a sinistra Leva e a destra Franco Santino. Vediamo il primo lancio, buono il lancio, buonissima la presa da parte di Tontini, e allora è Pesaro che prova ad andare oltre la linea del vantaggio con Ruffini. Pesaro prova a distendersi sull'out di sinistra con Azzolini, viene imbrigliato, buono il sostegno dei compagni, da Balà oggi è numero 9 che dà per Venturini, mette subito a disposizione dei compagni ed è Pesaro adesso che prova ad aprire il gioco sulla destra, buono l'ingresso di Ruffini, serve un po' di ritmo, palla ancora in mano pesarese, macinano metri i giallorossi e adesso è da Balà ad andare a esplorare il territorio velocissimo e però non riesce a recuperare la Recharte, soprattutto commette un in avanti e quindi ci sarà la prima mischia della giornata. Sì, direi un avvio molto arrembante da parte della squadra giallorossa, con una prestazione veramente di carattere, e dimostra questo tutta la voglia di vincere di riscatto da parte dei nostri ragazzi. Era stata buona l'intuizione di Dabalà che aveva calciato per la veloce ala, purtroppo non è riuscita a raccogliere al volo l'ovale e ha commesso un in avanti, quindi una mischia a introduzione del Casale. Prima mischia della partita, vediamo un po' come andrà. Ricordiamo, Pesaro purtroppo ha sempre una mischia un po' più leggera rispetto agli avversari, ma è buonissima la pressione di Dabalà e adesso è bravissimo Paletta a recuperare l'ovale, quindi Pesaro che resta dentro i 22 del Casale. È ottima questa pressione di Pesaro, il Casale sembra subire un po' in questo avvio di partita, adesso è Santino ad andare oltre la linea del vantaggio, Dabalà che prova a dare continuità al gioco per Antonelli, Antonelli a terra deve mettere a disposizione il pallone, non c'è nessun tenuto, riescono a giocare, adesso è Santino, riescono a metterlo a terra, lo riportano dietro di un metro,
Pesaro che va avanti con Paletta, buono il placcaggio su di lui. E adesso è Pesaro sull'auto di destra, ma secondo avanti consecutivo per la Rezzarte. Per fortuna di Pesaro c'era un vantaggio fischiato dall'arbitro, non ce ne eravamo avveduti noi. Vediamo che cosa sceglierà di fare la Pesaro Rugby. Sì, un vantaggio che non si è concretizzato per un fallo di placatore che non rilascia il placcato, e Joubert decide così di andare per i pali e tentare di portare a casa tre punti e smuovere così il tabellone di gioco. Sì, quello che è stato veramente buono in questo avvio di partita è stata, come dicevamo prima, la pressione, visto che Pesaro, anche quando la palla l'ha avuta in mano il Casale, non ha mai smesso di crederci. Ed ecco che arrivano i primi tre punti di giornata. Al terzo minuto del primo tempo, Joubert porta in vantaggio la Fiorini Pesaro per 3-0. Fondamentale il piede di Joubert, d'altronde sappiamo quanto contino i punti al piede in ogni partita. Tra l'altro specifichiamo giornata comunque con un filo di vento che può inficiare delle realizzazioni al piede per i calciatori di entrambe le squadre, motivo per cui sarà fondamentale la precisione al piede soprattutto in queste partite importanti per la classifica per entrambe le squadre. È ancora più fondamentale cercare di evitare quanto più di commettere falli inutili. E Pesaro ha fatto un inizio di stagione molto falloso, bisogna ammetterlo, e poi è iniziato a trovare un po' la quadratura del cerchio. Adesso Pesaro deve salire con la linea difensiva per portare pressione. È subito il pilone del Casale ad andare a impattare. Adesso è Pesaro che si deve riorganizzare sull'auto di sinistra, dove sembra di essere in inferiorità numerica, e infatti faticano un po' a mettere a terra i giocatori del Casale. Pesaro quello che non deve fare è abbassare il ritmo e commettere, come abbiamo detto prima, questi falli inutili. Qui c'era, forse si è fatto ingolosire Leva da un possibile intercetto, fatto sta che era un intercetto difficile, e alla fine il Casale guadagna un ottimo calcio di punizione circa sui 15 metri dalla linea di meta, e adesso bisognerà vedere quanto è organizzata la mole del Casale. Ora vedremo la giovane mischia del Casale che lancerà la touche, e i nostri ragazzi del Pesaro Rugby che cercheranno di intercettare il pallone e di risalire il campo per contrattaccare e fare altri punti. E buonissimo Pesaro, per un momento sembrava poter rubare questa touche, non ci riesce invece, e allora sarà davvero importante questa difesa. Adesso ecco Pesaro che difende vicino alla rack, il Casale prova a impegnare lì vicino, buona la giocata dei veneti, a momenti c'era un muro, così non è stato. Vediamo Venturini a placcare il diretto avversario. Pesaro deve fare buona guardia lì, Ragogna era entrato bene, vediamo il Casale che continua a spingere, ma si torna sul punto precedente del vantaggio. Sì, vantaggio non concretizzato per un fallo di in avanti commesso dal Pesaro, e perciò si ripartirà da una mischia ad introduzione biancorossa e a meno di 15 metri dalla linea di meta del Pesaro Rugby. Posizione molto insidiosa per una mischia, di fatto una mischia sui 10 metri direi, e vedremo quali, se un pacchetto di mischia avrà la meglio sull'altro, o se Casale tirerà fuori l'ovale, o se magari sarà Pesaro a conquistarlo. Vediamo a inserire il pallone Bassic, ma è ottima la mischia pesarese. Adesso ci vuole la linea pesarese arretrata, deve stare attenta a non commettere falli e a mettere a terra direttamente i giocatori. Continuano ad attaccare sull'out di destra, Pesaro deve fare buona guardia, la fa,
adesso si deve rischiarare al meglio. Il Casale non vede la superiorità numerica sulla sinistra, per fortuna di Pesaro, e adesso è Pesaro che deve salire velocemente, deve recuperare sull'out di sinistra, ma c'è un buco grande quanto una casa, recupera su uno, recupera sull'altro, l'ultimo giocatore era rimasto libero. Davvero bravo il Casale a muovere la palla, in questo caso davvero pessima la difesa pesarese, che da tempo chiamava i rinforzi sulla destra, rinforzi non sono arrivati ed è arrivata la prima meta di giornata a marca veneta. Sì, sfortunatamente non sono riusciti i nostri ragazzi a schierarsi per avere una parità numerica in difesa, e perciò il Casale, fissando l'uomo e muovendo il pallone, sono riusciti a marcare la prima meta di giornata con l'ala numero 11, se non erro, Giacomo Trabucco, e adesso l'estremo Nicola Sviotto si prepara per trasformare la meta. Viotto al calcio preciso, quindi è il Casale a portarsi in vantaggio sul 7-3. Pesaro deve stare decisamente più accorta. Aveva iniziato con il giusto piglio, purtroppo invece non è riuscita a riversare la stessa aggressività in difesa all'interno dei suoi 22. C'è stata una distrazione probabilmente lì della linea tre quarti. Adesso si riprende con calcio di Jobert. Pesaro deve fare buona guardia lì, non deve concedergli i metri, invece è proprio quello che succede. C'è un problema vicino alle rack, Pesaro non è puntuale come abbiamo visto esserlo, saperlo essere nelle ultime partite. Serve maggiore attenzione, perché è un Casale che, diciamo la verità, sa giocare. È un Casale che prova ad allargarsi con i suoi giocatori, compresi i giocatori di Mischi. Adesso Azzolini manca la presa al volo, problematico questo perché costringe l'arrecciarte a un calcio decisamente non il massimo, riesce ad andare sotto e riesce per fortuna ad agganciare il diretto avversario e a metterlo a terra. Purtroppo Pesaro ha concesso metri al Casale mancando quella presa al volo. E adesso buono per Pesaro, c'è un in avanti del Casale, il primo della partita, e quindi si riprenderà con una Mischia pesarese. Pesaro non deve e non può mancare nei fondamentali. In fondamentali come questi, una palla così va recuperata velocemente per poi essere riportata nella metà campo avversaria, o palla in mano o col piede. Fatto sta che sarà nuovamente Mischia introduzione pesarese, quindi palla nelle mani di Dabalà. Vediamo se riuscirà ad avere la meglio come prima e quindi avere una ottima base di ripartenza. La deve tirar fuori Dabalà, per fortuna c'è un fallo da parte della Mischia del Casale che fa girare la Mischia, e quindi Pesaro riparte con un calcio di punizione. Sicuramente Jobert va in touche, andrà in touche per poi ripartire tanti metri più avanti. Sì, è stato veramente un'ottima palla recuperata, anche perché il Casale ha cominciato a mettere pressione sia con il triangolo allargato che con la Mischia, ma a causa di una loro spinta storta siamo riusciti a guadagnare un calcio di punizione, ad andare in touche dentro la loro metà campo. E queste però sono occasioni che vanno capitalizzate e bisogna capitalizzare, quindi adesso lancio per Pesaro. Vediamo Oretti al lancio, ultimo blocco, purtroppo è storto il lancio in touche, l'abbiamo visto due partite fa, una partita decisamente sfortunata in touche, quando Pesaro comunque era riuscita a guadagnare la vittoria sul Valsugana, e adesso il Casale decide di ripartire con una Mischia. Forse neanche il Casale si fida così tanto della sua touche. Sì, c'è da dire che è una partita che sicuramente verrà decisa da
dalla capitalizzazione di tutti questi episodi, di tutti questi falli che le due squadre riusciranno o meno a fare. E adesso soprattutto c'era un in avanti di Pesaro e quindi si riprende con una mischia del una mischia per il Casale. In realtà era stato bravo Paletta prima a stoppare il calcio del Casale, poi effettivamente Villa aveva compiuto un in avanti e l'arbitro se n'è accorto. Si riparte quindi con una mischia in favore del Casale. Esce bene la palla per il Casale che prova a andare via con i suoi tre quarti. Pesaro fa buona guardia, c'è un placcaggio alto di Porcellini, c'è un vantaggio quindi per il Casale. Vediamo intanto i veneti che continuano a macinare gioco, Pesaro che fatica a porre un freno al gioco del Casale. Continuano ad andare per vie centrali, buoni placcaggi dei pesaresi, però il Casale continua a spingere a largo, serve maggiore attenzione, adesso il buco ancora di Trabucco, l'ala veneta e Pesaro che deve fare maggiore attenzione, sta faticando troppo con i suoi tre quarti per contenere la linea dei tre quarti veneta, adesso è il numero 2 Malossi ad andare a terra. Pesaro deve fare buona guardia lì vicino, sono continui gli attacchi ed è grande la continuità del Casale, però alla fine c'è un tenuto e quindi Pesaro riesce a guadagnare il pallone. Sì, fortunatamente il buon Tontini, il blindside flanker è riuscito a recuperare un pallone e a far commettere un fallo di tenuto al Casale e ora Joubert si appresta a calciare la palla in rimessa laterale. È un Casale molto insidioso, un Casale che ama giocare a viso aperto, un Casale che muove molto la palla, un Casale che non ha paura dello scontro fisico. No, questo è vero, un gioco molto simile a quello che solitamente piace fare anche a Pesaro, quindi due squadre sotto questo punto di vista molto simili, muovono tanto, non solo con i tre quarti ma anche con la mischia e questo sicuramente è dato anche dalla giovane età di entrambe le squadre e quindi sicuramente sarà un match molto... molto entusiasmante. Meno entusiasmante sono sicuramente queste touche, seconda touche sbagliata per Pesaro, deve assolutamente correre ai ripari, non può perdere una fonte di gioco di primaria importanza, era storto anche questo lancio, sicuramente Oretti probabilmente sente la pressione di giocare davanti al pubblico di casa perché due partite fa ha fatto una partita, diciamolo, al lancio sicuramente da dimenticare. Domenica scorsa infatti invece ha fatto una partita magistrale a Viadana nonostante la sconfitta e oggi al momento è la seconda touche che manca. Speriamo riesca a riprendersi nel corso di questa partita, sicuramente ha tutte le doti per risollevarsi, deve rimanere tranquillo al lancio. E adesso si ripeterà la mischia, l'arbitro ha fischiato che è collassata, quindi non ha dato la colpa né a una squadra né all'altra, si riprende con la palla immessa dal numero 9 Bassic del Casale. Pesaro che ricordiamo oltre alla prima linea già citata a Leonardo Venturini e Ruffini in seconda con Caroli che invece sta male e che quindi ha dato forfè nella giornata di ieri e poi in terza linea oggi al momento Panzieri ha scelto Antonelli, Tontini e Jaguari. Per fortuna di Pesaro il calcio finisce fuori e quindi si ripartirà, se non sbaglio, con una mischia pesarese dal punto in cui è stato calciato il pallone. Esattamente, ora il gioco riprenderà con una mischia introduzione giallorossa
sulla linea dei 10 metri nella metà campo del Casale. Ora questa è un'altra occasione che va sicuramente e che bisogna sfruttare al massimo per portare a casa dei punti preziosi per questa partita che ricordiamo è giocata a viso aperto da entrambe le squadre e che promette tanto spettacolo e tante emozioni. E adesso il fallo è di Pesaro che mi sa che non riesce a tallonare e quindi palla nelle mani del Casale. Per fortuna Pesaro recupera subito il pallone con Lario Ciarte che va dritto per dritto, sfida il suo uomo, va a terra ma Pesaro riesce a mantenere l'ovale, quindi Pesaro può comunque fare il suo gioco adesso ad andare oltre la linea del vantaggio. Santino ma non rilascia il pallone, vanno a caccia i giocatori del Casale, quindi un calcio di punizione per i veneti. Sì, pallone recuperato dal numero 8 Lorenzo Zanella che giustamente fa il suo lavoro e recupera un ottimo pallone. E adesso buono Azzolini che non fa uscire l'ovale ma va a mantenerlo in campo e poi a calciare direttamente fuori. Quindi si riprenderà sì con una touche del Casale come sarebbe stato in quel caso, ma da posizione decisamente meno pericolosa. In questo caso davvero ottima la giocata di Azzolini. Sì, una giocata sicuramente figlia dell'esperienza di Michael. Ricordiamo che lui viene dall'esperienza alle Fiamme Oro Roma in campionato di eccellenza, il massimo campionato italiano, e ora si riprenderà con una rimessa laterale introdotta dal tallonatore Marco Malossi nei pressi dei 22. Portano bene giù il pallone, adesso è Pesaro che deve salire bene con la linea per affrontare gli attacchi e le sventagliate del Casale che infatti attacca sull'out di sinistra, commettono un in avanti, quindi palla giallorossa, Pesaro che deve impostare al meglio il suo gioco. Venturini rischia decisamente tanto con questo passaggio un po' avventato per Jawari, per fortuna Pesaro mantiene il possesso dell'ovale e adesso è Gilbert ad andare a provare un calcetto, a superare la linea difensiva. C'è un in avanti, si torna sull'in avanti precedente di Delia, cioè o meglio l'in avanti l'aveva commesso il Casale, quindi si riparte da quel punto e sarà una mischia in favore di Pesaro. Questo ennesimo fallo di in avanti commesso dal Casale, figlio della voglia di giocare che c'è sia da parte di biancorossi ma anche da parte dei giallorossi. Questa partita la giocano infatti entrambe a viso aperto, aprono la palla, non vanno molto con la mischia pesante ma cercano proprio di sfidarsi uno contro uno in gioco aperto per cercare di aprire il pallone al largo. Adesso è Smail Jawari a provare a uscire direttamente dalla mischia, alla fine praticamente da una palla da balà, facendogli rischiare davvero di essere più che aggredito dai compagni. Lì doveva solo andare a terra e mettere la palla a servizio della squadra. Adesso comunque Pesaro mantiene l'ovale, viene servito Gilbert che calza lontano, deve salire la linea difensiva pesarese, bravo Girotto a prendere al volo. Pesaro deve riorganizzarsi sull'out di sinistra per non riprendere un'altra meta, riescono a mettere a terra i diretti avversari, buono il pilone Michielan a contatto con la difesa pesarese, vediamo se Pesaro riesce ad arginare il gioco del Casale che sta macinando metri su metri. Pesaro è decisamente lenta nel recuperare in questo caso. Pesaro che deve fare buona guardia sull'out di sinistra, la Recharte deve avanzare, hanno concesso troppi metri al diretto avversario, per fortuna riescono a fermare l'azione del Casale che comunque continua a macinare il gioco. Pesaro non riesce ad entrare in possesso del pallone e se il pallone non ce l'ha in mano difficilmente riesci poi ad andare a segnare i punti. Adesso è il Casale che continua a giocare vicino alla rack, Pesaro che prova una contro rack, non riesce, fa buona guardia lì vicino, serve maggiore attenzione però. Adesso è
il Casale che continua ad andare dritto per dritto, è un Casale che sa fare il suo gioco, Pesaro che deve fare attenzione al largo, impegnano spesso e volentieri i due giocatori al placcaggio, Pesaro prova una controracca, non ci riesce, adesso è il numero 8 Zanella ad andare a provare a sfondare la linea del vantaggio e adesso con la seconda linea Maraffatto prova ad andare dentro, Pesaro deve fare buona guardia, c'è un vantaggio per il Casale e adesso bisogna fare maggiore attenzione ed è davvero bravo mezza roba ad andare dentro in meta, è riuscito a prendersi gioco di Porcellini e a quel punto ha trovato un buco che i suoi compagni di squadra non sono riusciti a rattoppare. Sì, ecco, sicuramente il Casale è riuscito a fare benissimo in questo frangente di gioco, il suo gioco appunto, scusate il gioco di parole, muovere la palla, attaccare subito il sostegno e tirarla fuori e riattaccare nuovamente. Seguendo appunto questo copione sono riusciti anche con il pallino del gioco in mano a marcare la seconda meta di giornata e con appunto il primo centro Nicolò Mezzaroba e adesso l'estremo Nicolas Viotto andrà a calciare per trasformare questa seconda meta per il Casale. Un momento difficile per Pesaro che aveva iniziato bene ma che poi non è mai riuscito a trovare il bandolo della matassa in difesa e quando è riuscito e ha provato a mettere la testa nella metà campo avversaria si è sempre perso a causa o di mischie che non sono andate o di touche lanciate storte e quindi si è trovato sempre a difendere. Sappiamo che non è semplice difendere in continuazione, soprattutto con una squadra che ama così tanto giocare come questo Casale, e si trova ora di sotto per 14-7. Sono due mete, una partita che si può rimettere in carreggiata, ma serve assolutamente la massima concentrazione e determinazione da parte di tutti. Serve una squadra che rialza la testa, che va a portarsi nella metà campo avversaria cercando subito di metterli in difficoltà. E adesso la Recharte alla presa, Pesaro che prova a riattaccare con Azzolini palla in mano, cerca il buco sull'out di destra, prova ad andare oltre la linea del vantaggio, ci riesce, adesso probabilmente verrà messo a testa, addirittura alla terra, addirittura gli rubano l'ovale, bruttissima azione perché Pesaro si ritrova costretta dentro la sua metà campo con Paletta a recuperare l'ovale. Per fortuna non riescono a metterlo a terra subito, adesso inesorabilmente va a contatto per mettere la palla a disposizione dei compagni, Gilbert era già pronto al calcio, invece giocano sull'auto di destra e Tontini ad andare a contatto. L'arbitro, per fortuna di Pesaro, vede un fallo di fuorigioco del Casale. Ecco che il mediano di Mischia apre subito, il Porcellini che con la finta si prende beffa del giocatore del Casale e adesso prova ad attaccare, va a contatto. Certo è che ripartire dai propri 22 palle in mano si vede che cosa può succedere appena commetti un errore, eccola lì Casale nella metà campo pesarese, buona la difesa comunque di Pesaro che sta cercando di rischierarsi, intanto Villa rimane a terra per un colpo e per fortuna di Pesaro c'è un calcio di punizione a suo favore, adesso Dabalà sceglie di giocare veloce, un calcetto che forse poteva anche evitarsi perché Pesaro si ritrova costretta per l'ennesima volta a rincorrere, in questo caso il Casale indovina un bel calcetto con il suo numero 9, Pesaro è costretta a una touche poco al di fuori dei suoi 22. Pesaro cerca di mettere ritmo, cerca di evitare di andare in touche visto che il lancio è sbagliato, certo che giocare tutta la partita in questa maniera diventa complesso, va bene provare a mettere pressione giocando veloce, non mi pare un'ottima idea comunque farlo dall'interno dei propri 22, di certamente serve comunque maggior tranquillità comunque nel giocare anche in velocità, in questo caso
Il gioco alla mano ci stava, una ripartenza veloce, un calcetto così, poi rischia di rimettere per l'ennesima volta in difficoltà tutta la squadra. Ecco, sicuramente la squadra di coach Paolo Panzieri sta cercando di reagire, sta cercando di ripartire per andare a segnare punti preziosi per la partita, ma l'errore che non deve assolutamente commettere è farsi prendere dalla frenesia e dalla fretta, perché come ben sappiamo in questo sport la fretta e la frenesia portano solamente a complicarsi e a mettersi in guai molto seri e spesso porta anche a perdere partite anche di poco. E nel frattempo entra il giovane Gabriele Venturini. Entra credo al posto di Villa, dico bene, che era a terra. Sì, è a terra a quanto pare per un colpo ricevuto nell'ultimo contatto. E vediamo uscire anche Oretti e entrare al posto suo Mattias Badone, giocatore argentino ma comunitario di passaporto, arrivato la scorsa settimana a Pesaro, che è iniziato quindi a giocare con Pesaro, e un tallonatore. Vediamo se Pesaro riuscirà a migliorare nel lancio in touche. Un peccato per Oretti, che sicuramente potrebbe vivere questa cosa come una bocciatura. In realtà Pesaro ha bisogno di lui, non era in giornata e lo staff tecnico per forza è dovuto ricorrere ai ripari, visto comunque già il passivo che potrebbe mettere molto in difficoltà il resto della partita. Ora un calcio pessimo che costringe Pesaro a rimanere nella sua metà campo. Sì, un calcio che purtroppo non è stato eseguito bene, anche perché sarà possesso sì del Casale, ma dall'altezza in cui è stato calciato esattamente il pallone. Quindi andrà ora Marco Malossi a battere questa rimessa laterale per il Casale. Pesaro prova a rubare dalla rimessa, non ci riesce, soprattutto Casale imposta una molla avanzante, buono leva a dar fastidio al Casale, ed è ottima l'azione pesarese perché costringono i veneti all'inavanti e quindi si riprenderà con una touche per Pesaro. Sì, ora si riprenderà il gioco con una mischia introduzione giallorossa, e ora però è il momento per Pesaro in questo primo tempo di risalire il campo e di cominciare a far prevalere il proprio gioco per portare a casa dei punti preziosi e per poi andare alla ripresa con un po' più di serenità mentale e per provare anche a vincere questa partita fondamentale per il campionato. Adesso palla viene tirata fuori bene, buono il calcio di Gilbert che costringe il Casale a tornare indietro di non pochi metri, di fatto di ripartire da metà campo. Pesaro deve crederci, è nella partita, è vero che è sotto di due metri, ha messo a segno solo un calcio piazzato, ma deve tornare ad affacciarsi, gioco forza nella metà campo avversaria per cercare di macinare il suo gioco e di portare a casa tutti quei punti che servono. Pesaro adesso deve salire con la sua linea tre quarti, decisamente importante l'impatto dell'otto del Casale usato come ball carrier per portare avanti la palla. Pesaro deve essere un po' più puntuale nei placcaggi, anche questa volta il numero 12 fa decisamente strada. Pesaro fatica nel placcaggio, però adesso riesce a recuperare l'ovale, ma Dabalà non indovina questo calcetto, non c'era bisogno di questo calcio, deve stare più tranquillo Dabalà, non c'è bisogno sempre di prendere la palla e calciarla. Per carità, l'idea c'era, ci stava, e non c'era nessun giocatore del Casale a presidiare quella zona del campo, ma purtroppo bisogna rilevare che al momento non è la migliore partita del giovane mediano in forza al Pesaro. Sì, ecco, come dicevamo già prima in più di un'occasione, occorre assolutamente non farci prendere dalla frenesia e dalla fretta, perché come ben sappiamo sono cattive consigliere e portano sempre a buttare via delle occasioni che possono essere tranquillamente capitalizzate in punti preziosi.
ma a quanto pare Pesaro purtroppo non sta riuscendo a capitalizzare queste grosse, ghiotte occasioni per portare a casa di punti, e ora si andrà a battere una rimessa laterale sempre col tallonatore Malossi, lancerà appunto per i biancorossi i veneti. Vediamo se Pesaro riesce ad andare a dar fastidio in aria. E adesso è Pesaro che conquista fortunatamente la touche lanciata dal Casale. Adesso Tontini a dover andare a terra, mettere a disposizione l'ovale. Si fa catturare da Balano, riesce a portare avanti, non riesce a conquistare il pallone. Per fortuna c'è un in avanti, o meglio l'arbitro vede un in avanti che noi da qua, ammetto, non avevamo visto, del Casale. Si riprende con una mischia in favore dei giallorossi. Sì, è stato, possiamo dirlo tranquillamente, un regalo, perché poteva costare molto molto caro alla squadra giallorossa questa palla, ma a quanto pare l'arbitro ha visto un fallo di davanti commesso dai biancorossi veneti. Adesso introduzione di Dabala, la tira fuori molto bene per Jobert, era molto stabile la mischia pesarese. Adesso Porcellini non sta in piedi purtroppo, perché sennò il buco l'aveva visto, era stato molto bravo. Adesso è Pesaro ad andare oltre la linea del vantaggio, deve dare continuità e riesce ad andare avanti. Pesaro deve riguadagnare la palla, ma sembra fare tutta da sola, alla fine butta fuori un pallone per frenesia di gioco. E adesso sarà quindi touche in favore del Casale. È un Pesaro probabilmente troppo teso che non riesce a rientrare testa e gambe in questa partita. Sì, ecco, si può notare come la qualità anche nella squadra giallorossa ci sia nel gioco aperto, ma che in questo momento non riesce a dimostrare a causa della frenesia. E ora però c'è un lancio storto da parte di Malossi, il primo della sua giornata, e ora ci sarà un calcio di punizione a favore dei giallorossi pesaresi, che battono veloci. Pesaro continua a scegliere di giocare di fatto veloce alla mano, potevano andare in touche, invece scelgono quest'altra cosa, e adesso però c'è l'in avanti di Venturini. Questi sono errori che si pagano, errori che non si possono commettere. Ogni volta che Pesaro è nella metà campo avversaria commette un errore, un fallo, e viene rispedita indietro. Eh sì, cominciano ad essere tanti questi falli di in avanti commessi da Pesaro, che come diceva appunto Matteo possono costare molto caro a questa squadra e nell'economia della partita. E ora introdurrà il giovane Nicolò Bassic per il Casale in questa mischia. Vediamo se Pesaro riuscirà a mettere in difficoltà la mischia del Casale provando a recuperare questo pallone. In realtà le due mischie si equivalgono, la piattaforma è stabile, Pesaro deve fare di tutto per mettere a terra il numero 13 avversario. Tontini di fatto manca il placcaggio, il numero 13 molto bravo va oltre, adesso c'è quindi un calcio per fortuna questa volta completamente sbagliato da parte del Casale, e quindi Pesaro rimane nella metà campo avversaria e si ripartirà con una touche in favore dei giallorossi. Vedremo Mattias Badone al lancio, speriamo che i giallorossi riusciranno a portare a terra questo pallone. Ecco i giallorossi che vanno per una rimessa laterale ridotta a 4 uomini. Il lancio non è dei migliori, non si capiscono, per fortuna la palla rimane in mano pesarese. Buono per Pesaro, buona la giocata con Ruffini all'impatto. Pesaro che deve dare però ritmo e mettere in moto i suoi tre quarti alla meglio. Buono la Rezzarte dentro che arriva verso l'interno. Pesaro deve riuscire a dare continuità, non lasciarsi imbragare dalla difesa del Casale. Adesso deve andare a terra il giocatore pesarese, messa a disposizione la palla. Adesso Gioberto per Jawari,
che prova ad andare lì per vie centrali, la palla persa indietro e Pesaro che continua però ad avere il pallone in mano con Astolini, continua a dare continuità, adesso è Ruffini ad andare dentro, vediamo Pesaro che prova a macinare gioco, continuano a giocare vicino alla RAC, ottimo Badone che entra dritto per dritto, riesce ad andare oltre la linea del vantaggio, continuano a giocare vicino alla Mall, buono Ruffino con Franco, vediamo Pesaro che adesso dà palla per Tontini, è un po' isolato, serve il sostegno dei compagni, arriva puntuale, ecco Dabalà che deve organizzare, fa uscire per Jobert che arma Jawari, palla ancora giallorossa, c'è un vantaggio per Pesaro, adesso l'arbitro però alla fine fischia il vantaggio, vediamo che cosa sceglierà di fare Pesaro da una posizione centralissima, se andrà per i pali o proverà a giocare, e alla fine decide di andare per i pali, meglio tre punti sicuri che giocate che non si sa se porterà, se avrebbero portato nulla nel paniere. Però ecco, ancora la partita è molto lunga, ci può stare anche un calcio piazzato a ridurre il divario e a dare un po' di morale ai giallorossi. Si è visto che quando i giallorossi premono sull'acceleratore possono mettere in difficoltà i casali. Sì, ecco, questi ultimi minuti di gioco hanno dimostrato quanto detto e adesso la partita può continuare a farsi ancora più interessante visto che il punteggio per i giallorossi è stato smosso ancora da Joubert, quindi ricordiamo Pesaro 6, Casale 14 e adesso il morale dovrà continuare ad essere tenuto alto e bisognerà continuare sul filone del giocare là a largo senza frenesia come si è cercato di fare fino ad ora e senza paura. Sì, adesso Pesaro dovrebbe cercare di rimettere la testa e i piedi nella metà campo avversaria, buonissimo l'impatto di Santino in questa finale di primo tempo. Vediamo Pesaro che prova a dare continuità al suo gioco, adesso è Jobert ad andare dentro, buono il placcaggio su di lui, Pesaro deve fare buona guardia del pallone, la fa e adesso è Tontini a perdere palla all'indietro, ma l'arbitro invece decide che la palla, ah no, c'è un fallo di fuorigioco perché la palla era giustamente persa all'indietro, a questo tempo se ci fosse il tempo, scusate la ripetizione, non sarebbe male trovare una touche per ripartire dalla metà campo avversaria, il tempo c'è e allora Jobert non se lo lascia dire due volte, decide di andare in touche e ci sarà un'ulteriore occasione per i giallorossi per provare a mettere in difficoltà la difesa del Casale. Vediamo questo lancio di Badone, sicuramente ha avuto poco tempo per provare le touche con i pesaresi, fatto sta che fin qui è stato, ne hanno portate a casa 2 su 2 con lui al lancio, vediamo questa volta cercano di andare per il primo blocco, palla rubata e adesso è Pesaro che deve salire con i suoi tre quarti per non rischiare una meta in chiusura di questo primo tempo che sarebbe decisamente deleteria, Pesaro deve fare buona guardia lì vicino. È un Casale che continua a provare a macinare il gioco, buttano dentro continuamente il loro numero 8, anche il numero 4 dalla sua sicuramente ha tanti chili da mettere a disposizione della squadra e adesso c'è un tenuto da parte del Casale, adesso Dabalà doveva giocarla veloce, ci ha provato, l'arbitro non gliel'ha concesso perché c'è un uomo a terra, Dabalà, diciamo la verità, comunque sta sentendo decisamente la tensione ed è decisamente nervoso, l'ha dimostrato in tutto il primo tempo. Evidentemente vuole dimostrare, serve però maggiore tranquillità per guidare la squadra in un ruolo chiave come quello del mediano di mischia. Sì, ecco, sicuramente c'è tanta voglia di fare da parte del giovane mediano di mischia giallorosso, c'è tanta voglia di dimostrare comunque di essere degni di questa categoria,
non solo da parte sua, ma anche da parte di tanti altri suoi compagni di squadra, coetanei, ma quello che serve maggiormente in questo momento serve sì fare punti, ma serve soprattutto serenità, voglia di fare senza fretta. Buono il calcio di Gioberto, adesso servirebbe una touche altrettanto buona per ripartire. Purtroppo c'è un problema non da poco nel lancio in touche, l'abbiamo visto. Palla sul primo blocco, in qualche maniera Pesaro riesce a conquistarla, Dabalà la tiene, devono riuscire a far uscire quell'ovale, se no è un problema. Adesso Badone a contatto, riesce a mettere la palla a disposizione. Che quanta fatica fa Pesaro, diciamo la verità, ad avere un pallone buono da giocare dalle piattaforme. La mischia tanto e quanto, ma la touche è davvero un tasto dolente. Riuscire a vincere le partite di fatto senza touche diventa praticamente un miracolo. Adesso davvero bravo Gioberto ad andare a contatto e per fortuna non viene rilasciato il giocatore placcato. Adesso è Dabalà a trovare bene Assolini che va a contatto, palla persa fortunatamente indietro e adesso c'è addirittura un vantaggio per Pesaro che va dentro, buonissimo Badone, azione davvero buona per lui, è a un passo dalla meta, Pesaro deve riuscire a concretizzarla, non gli manca niente, per fortuna Paletta va a schiacciare in mezzo ai pali, davvero 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 bravo, prima da Balada andare dentro per servire Assolini, poi Venturini a dare continuità di gioco, Badone ad arrivare fino alla linea di meta e a quel punto ad allargare palla sulla destra con Richard Paletta che è andato a schiacciare in mezzo ai pali, una meta che ci voleva. Veramente azione entusiasmante, figlia appunto della capacità di saper fare gioco aperto, veloce da parte di Pesaro, con serenità, con tranquillità, perché vantaggio, battuto veloce, attacco, sostegno, arrivati sotto i pali, poi apertura per Joubert che fissa l'uomo e apre per Paletta che può andare tranquillamente a marcare sotto i pali. Joubert trasforma anche questo terzo calcio piazzato e quindi partita assolutamente riaperta con Pesaro che in chiusura di questo primo tempo si riporta sotto di un solo punto. Casale 14, Fiorini, Pesaro Rugby 13. Linea allo studio. Rieccoci al Toti Patrignani Tecnovul Rugby Park per il secondo tempo della sfida fra Fiorini, Pesaro Rugby, Casale. Casale che guida di un punto per 14-13 con Pesaro che ha guidato la rimonta nella fine del primo tempo trovando prima il secondo calcio piazzato di giornata da punizione con Gioberto e poi con la meta di Richard Paletta. Pesaro che riprende a macinare il suo gioco, buono Venturini che va a contatto e mette la palla a disposizione dei suoi compagni, è entrato Boccarossa per Dabalà nel ruolo di 9, adesso è Antonelli ad andare dentro, serve la reciarte, buono il sostegno subito di Antonelli e Boccarossa che prova a dare continuità al gioco pesarese, adesso è Gioberto a calciare nella metà campo avversaria, recupera il 10, giro 8, adesso Pesaro deve fare buona guardia, palla per Assolini, è lui che va a esplorare il campo avversario con un bel calcio, ci mette un po' a recuperarlo il Casale che rispedisce il pallone al mittente, palla ancora nelle mani di Assolini che studia la situazione, questa volta calcia alto, va sotto il pallone e potrebbe recuperarla Pesaro, la palla ci riesce con Gabriele Venturini che si distende sull'out di sinistra, serve Tontini ancora per un suo compagno, va a terra
e Pesaro quindi nella metà campo dentro i 22 del Casale, deve macinare gioco, deve rimanere tranquilla, palla in cassaforte con Badone, Pesaro che prova a fare il suo gioco adesso con Azzolini, e lì c'erano gli estremi forse per un fischio dell'arbitro, per un fallo, e Paletta ad andare a contatto, serve il sostegno dei compagni, Boccarossa per l'Arreciarte che rientra, deve mettere la palla a disposizione dei compagni, la palla viene rubata, ma c'era un vantaggio per Pesaro e Pesaro deve giocare in questa maniera, viso aperto, per costringere il Casale all'errore, e soprattutto Pesaro sceglie di andare per i pali. Giustamente, partita in questo secondo tempo, partita con appunto il giusto abbrivio, la squadra giallorossa che riesce a mettere pressione agli avversari, che riesce a imporre il suo gioco, costringe al fallo Casale, non riesce a concretizzare il vantaggio e giustamente Pesaro decide di andare per i pali per tentare di capitalizzare questa ghiotta occasione per andare al sorpasso e tornare in vantaggio dopo l'iniziale vantaggio di 3-0. Jobert quindi al calcio, intanto abbiamo visto che è entrato anche Mariani, mi pare di aver capito, per Jawari. Ed è ottimo il calcio di Jobert che in questo avvio di secondo tempo porta Pesaro in vantaggio per 16-14. Come Pesaro si era portata in vantaggio a inizio primo tempo, si riporta in vantaggio all'inizio di questo secondo tempo, ora non dovrà abbassare l'attenzione e cercare di riportarsi quanto prima nella metà campo del Casale per macinare ancora gioco e mettere in cascina altri fondamentali punti. Ora il mediano d'apertura, Riccardo Girotto, classe 98, a calciare l'avvio di questo calcio. Adesso Antonelli a recuperare il pallone, ad andare a contatto. Deve essere bravo Pesaro a mantenere il possesso dell'ovale e quindi a macinare il gioco. Adesso è Pesaro a provare ad andare avanti con i suoi tre quarti, ci riesce con Gabriele Venturini, ricordiamo in campo una coppia di fratelli, Gabriele Venturini e Leonardo Venturini, mentre Porcellini ha il suo giovane fratellino in questo momento in panchina, chissà se ci sarà spazio per lui. Adesso bravissimo Paletta a macinare metri, ad andare avanti, adesso è Franco ad andare oltre la linea del vantaggio, serve il sostegno dei suoi compagni, il sostegno c'è, Boccarossa che dà continuità al gioco con Azzolini, adesso è Porcellini ad andare a contatto, serve il sostegno per non perdere l'ovale, Boccarossa deve tirarlo fuori quanto prima, riesce a servire Ruffini che va a contatto, il Casale riesce a rallentare il gioco pesarese, Badone sembra una brutta bestia da mettere a terra, non semplice per gli avversari, adesso è ancora Santino, Franco a essere usato come ariete, bravo comunque Pesaro a mantenere l'ovale, allora è Michael Azzolini ad andare con un up and under, e palla che rimbalza e per un momento non ci arriva Badone, bravissimo Paletta ad arrivare al placcaggio e quindi a costringere Casale a organizzarsi, Pesaro che può un attimo rifiatare in difesa, probabilmente sarà un calcio dalla base da parte del mediano Bassic, infatti è così, vediamo se la palla esce direttamente, ottimo per Pesaro perché si riprenderà con un touch all'altezza del punto in cui il Casale ha calzato. Provano a battere una touche veloce, ma diciamo la verità, sembrava evidente che non si potesse battere veloce visto che c'erano tanti giocatori del Casale sulla linea di touche. Sì, ecco, la squadra giallorossa è riuscita anche in questa seconda rilancio, in questo secondo rilancio di questo avvio di secondo tempo ad imporre il proprio gioco, e da notare poi le
gesta atletiche e tecniche di Paletta e di Azzolini rispettivamente nel evitare l'uomo l'uno contro uno, nel trovare il varco per andare oltre la linea della difesa, e Azzolini al piede e ora rimessa laterale per Pesaro che dovrà fare di meglio. E adesso invece a mancare completamente la presa è Tontini, una palla ben lanciata, bastava mettere due mani su quel pallone, purtroppo non è andata e quindi tutto da rifare per Pesaro e l'arbitro ritorna sull'in avanti commesso da Tontini al momento del tentativo di conquista in push. Un peccato perché Pesaro era nella metà campo avversaria, facile immaginare che il Casale comunque calcerà l'ovale per Pesaro e quindi vedremo un po' se Pesaro potrà comunque provare a reimpostare il suo gioco dopo questa azione. Adesso girandola di cambi, Pesaro cambia in prima linea, escono i due piloni Leva e Santino, entrano Dal Pozzo e Doncor, speriamo che abbiano lo stesso apporto dei due che sono stati chiamati ad uscire, e ci saranno anche probabilmente due cambi nelle fila del Casale. Vediamo che giocatori usciranno, quel che è certo è che entreranno giocatori piuttosto giovani, guardavo prima con Alberto che hanno una panchina decisamente giovane, invece no, continuano a giocare, entreranno forse successivamente, no, decidono di farli subito i cambi e quindi escono il pilone destro Michielan e Marafatto, la seconda linea, entrano una nuova seconda linea, quindi di certo non diminuiscono i chili e sembra che sia entrato Mavente, forse pilone destro. Vediamo che cosa cambierà, se cambierà qualcosa con questi nuovi innesti nei primi 8 uomini di entrambe le squadre. Dai Pesaro, dai! Ottima la spinta di Pesaro, ma l'arbitro vede che il pilone Dal Pozzo porta giù il pilone avversario, non fa in tempo ad entrare Dal Pozzo, commette subito un fallo e quindi si riprende con un calcio di punizione del Casale e sarà touche per i biancorossi. Ricordiamo che Casale è una società storica del rugby italiano, nasce nel 52, ha militato anche nella massima categoria, fra l'altro prima società in Italia a portare un All Blacks in Italia. E adesso vediamo che fanno uscire subito la palla la touche, ottimo l'impatto del numero 8 su Mariani, evidentemente l'arbitro punisce Mariani stesso che non rotola via, anche se effettivamente era complesso rotolare da quella situazione, forse ha visto un altro fallo che noi da qua non siamo riusciti a individuare. Fatto sta che la palla è ancora nelle mani del Casale con un'altra touche, Pesaro deve essere pulita, deve evitare di commettere falli che poi pesano sull'andamento della partita. Vediamo se Pesaro cercherà di contrastare questa touche in aria, sono pronti a sollevare sul primo blocco Tontini che non ci arriva e organizzano subito l'uscita della palla, non la migliore azione da per il Casale, Pesaro può fare buona guardia lì vicino, quindi adesso Pesaro deve salire con la sua linea, bravo Mariani a portare a terra il giocatore avversario. Adesso fanno un po' di metri i giocatori del Casale, Pesaro deve salire con la sua linea dei tre quarti, è bravissimo Girotto ad andare oltre la linea del vantaggio, non riescono a portarlo fuori, adesso buona la linea difensiva di Pesaro anche perché costringe all'in avanti il Casale,
bravo Boccarossa in seconda linea a bloccare e arrivare a placcare l'apertura del Casale, che aveva visto un buco e si era buttato dentro con grande velocità, e adesso sarà mischia in favore di Pesaro. Serve la miglior spinta possibile per poi ripartire. Dai mischia, forza! Buonissima la spinta di Pesaro, che tiene dentro la palla e costringe il Casale al fallo. È davvero buona questa scelta di Pesaro, bravo Boccarossa a dirgli di tenerla dentro, visto l'avanzamento dei giallorossi e Jobert che va per la touche. Vediamo se la palla uscirà, sì, la palla esce e trova davvero una gran bella touche da posizione non semplice. Sì, una grande dimostrazione di forza e di carattere questa mischia, perché introdotta in un punto del campo molto molto delicato per Pesaro, ma Boccarossa con la sua esperienza riesce a guidare la mischia nel far tenere la palla, e la mischia che fa il suo sporco ma efficace lavoro nel tenere la palla dentro e nel far commettere il fallo alla mischia dei biancorossi e a portarsi nella metà campo del Casale. E ora la rimessa laterale verrà battuta dai nostri ragazzi. Oh, finalmente una touche ben portata, ben giocata, palla portata a terra. Adesso molla avanzante di Pesaro, soprattutto vantaggio per Pesaro. Molla che continua ad avanzare, Pesaro che fa adesso l'ingresso nei 22 del Casale. Vediamo se riesce a macinare ancora metri, i metri li macina, finisce a terra. Pesaro deve giocarla, però questa palla è troppo ghiotta l'occasione. Vediamo che gioca lì vicino alla rack. Boccarossa che organizza i suoi compagni, continuano a giocare vicino alla rack, questa volta per Doncor, adesso ancora per Mariani. Pesaro mette continuità di gioco dentro i 22 avversari, adesso per Antonelli, e adesso aprono la palla per Paletta, che poi da Porcellini viene imbragato ma mantiene comunque l'ovale. Molto bravo Porcellini in questa occasione a non perdere l'ovale, non era semplice. E Pesaro che continua ad andare avanti a macinare metri, adesso palla per Doncor che, se ho ben visto, aveva servito a Venturini, adesso palla per Paletta che serve Porcellini. Pesaro di fatto da fermo, adesso è Tontini a perderla in avanti, ma per fortuna di Pesaro c'era un vantaggio e quindi si ritorna sul punto del vantaggio. L'arbitro parla un attimo con il guardaline, sì, esattamente era vantaggio per Pesaro. Vediamo Pesaro che cosa deciderà di fare, se andare in touche o cercare i pali da quella posizione non decisamente la più semplice. E adesso altri due cambi nelle fila del Casale. Esce il pilone numero 1 Ragogna ed esce anche il talloner Malossi, e quindi si forma la prima linea, che era tutta in panchina con Cavallaro, Cason e Manente. Pesaro sembra decidere di andare per la touche. Intanto ricordiamo che Pesaro guida nel punteggio per 16-14, è appena trascorso un quarto d'ora in questo secondo tempo e Pesaro decide di andare in touche. Non precisissima questa touche, si poteva puntare i 5 metri, alla fine non riesce, quindi touche sui 10 metri. Vediamo che cosa sceglie di chiamare la mischia pesarese. Una touche, palla portata a terra da Antonelli, diciamo un fallo anche furbo, diciamo la verità, perché in quel caso Doncor ha un passo dalla linea
di meta. Vediamo a Pesaro che cosa riuscirà a fare. Adesso palla a Ruffini, non giocata benissimo questa palla vicino alla rack, ma alla fine la meta arriva, perfetto, era quello che ci voleva, era la meta che serviva. E sembra che a schiacciare in meta, fra l'altro, sia stato proprio Badone, il nuovo arrivato in casa giallorossa. Buon per Pesaro, davvero bene, è una meta che serviva. Pesaro che al momento si porta sopra per 21-14. Sì, meta fondamentale perché riescono a capitalizzare un gioco che sta portando i suoi frutti, figlio di serenità mentale che nel primo tempo non riuscivano i nostri ragazzi a trovare, ma che grazie anche un po' al briefing fatto con l'allenatore Panzieri in panchina e a tutto il lavoro svolto fino adesso sta portando i suoi frutti. E ora Pesaro che con il calcio trasformato da Joubert si porta sulle 23-14. Pesaro sul 23-14, ancora la partita è lunga, mancano più di 20 minuti al termine, quindi Pesaro non si deve distrarre e deve quanto prima tornare a giocare nella metà campo del Casale, anche perché si è visto che Pesaro se la può giocare e altre due mete in caso di vittoria vorrebbero dire anche il punto di bonus. Quindi Pesaro deve cercare di portare a casa il bottino massimo. Vediamo adesso il Casale che riparte con un buon calcio di Girotto, palla che rimbalza, quello che non deve succedere solitamente quando si riparte da questi calci. Adesso è Pesaro a cercare un buon punto da cui rilanciare il suo gioco. Bravo Badone ad andare oltre il primo uomo. Adesso è Pesaro che prova a distendersi con i suoi tre quarti sull'auto di sinistra. Tontini che serve Gabriele Venturini, che purtroppo perde l'ovale. Ma Tontini riesce comunque a recuperarlo, calcia ancora avanti, vediamo chi arriverà per primo sull'ovale, forse Tontini, potrebbe essere meta, ed è meta, è la meta che ci voleva, una meta un po' fortunosa se vogliamo per l'inizio, dato che Venturini aveva perso palla all'indietro, ma poi con un'azione tutta calcistica Tontini si porta avanti il pallone e si sa che l'ovale, spesso il rimbalzo dell'ovale è favorevole a chi è più audace. Tontini la segue e si butta per primo sull'ovale. È la terza meta di giornata, è la meta che serviva per spezzare l'inerzia di questa partita. Sì, fondamentale questa meta sia per il punteggio ma soprattutto per il morale, perché come hai detto tu Matteo, spezza l'inerzia della partita, la porta a vantaggio dei ragazzi giallorossi e soprattutto allontana il tentativo di qualsiasi tentativo di rimonta da parte del Casale. Ma ricordiamo, è appena iniziato comunque da poco il secondo tempo e come si sa nel rugby, per quanto uno possa essere avanti di molti punti, la partita non è mai finita finché l'arbitro non fischia. E Joubert però non riesce a trasformare la meta realizzata da Tontini e quindi il punteggio che si porta sul 28-14 per la Fiorini Pesaro Rugby. Adesso sicuramente ci sarà un Casale che tenterà l'arrembaggio per ridurre le distanze. Prima Pesaro aveva rimontato sotto 28 e sotto quando si trovava in svantaggio per 14-3, in questo caso è il Casale a trovarsi sotto, in questo caso addirittura di 14 punti. Non sarà facile per loro rimontare, anche perché Pesaro è ben conscia che ha bisogno di fare un'altra meta per trovare, oltre alla vittoria, anche il punto di bonus. Adesso ottimo il calcio di Azzolini che trova una touche splendida rispedendo il Casale nella sua metà campo. Davvero davvero buono questo calcio, è andato a esplorare una zona di campo non presidiata benissimo, ma poi la maestria del piede di Azzolini ha fatto il resto. Adesso il Casale al lancio con il neo entrato Cavallaro, riescono a portare a prendere la palla. Vediamo Pesaro che fatica, adesso soprattutto c'è un fallo
visto che non c'è stato un placcaggio portato correttamente. Penso che adesso deve fare buona guardia il numero 12, segna il panico nella difesa pesarese, davvero ottimo, mezza roba. Il numero 12 del Casale si è già fatto vedere in questa partita. Adesso è Pesaro che invece deve distendersi sull'out di sinistra, perché il Casale sta spingendo e alla fine arriva Boccarossa a calciare fuori l'ovale. Sarà una touche sui 5 metri, credo, per il Casale, nonostante l'arbitro poi sia andato a parlare con il guardaline. Non richiama nessuno e allora è una mischia, credo, introduzione veneta. Così è, mischia a introduzione veneta sui 5. Pesaro non si deve rilassare, e avanti sì di 2 metri, ma non può concedere nulla a questo Casale, che ovviamente è ancora nella partita e vuol provare a mettere i bastoni fra le ruote ai giallorossi. Adesso è buona la spinta del Casale, ma l'arbitro richiama le due mischie, fa ripetere. Serve una buona spinta da parte dei pesaresi, sembra una spinta anticipata da parte del Casale, l'arbitro non la vede nella stessa maniera, servono i placcaggi dei pesaresi che invece faticano a mettere a terra il numero 12, mezza roba, che con la spinta del compagno riesce ad arrivare in meta. Troppo facile questa meta per il Casale, una meta in prima fase non si può vedere dai 5 metri, lì Pesaro è mancata assolutamente nel placcaggio. Fatto sta che, come immaginavamo, il Casale è ancora in partita, il Casale ci crede ancora. Tra l'altro 3 metri per parte, sin qui. Sicuramente, come dicevamo prima, nel rugby non è mai finita finché l'arbitro non fischia, e questa azione lo ha dimostrato, è bastato un lampo dei giocatori del Casale, un placcaggio sbagliato e la partita è nuovamente riaperta, con Pesaro avanti con il punteggio di 28-21, e adesso è il momento in cui bisogna tirare fuori il carattere e la forza mentale per dimostrare chi vuole davvero vincere questa partita. La partita è ancora lunghissima, Pesaro deve trovare qualche ulteriore energia per provare a mettere in difficoltà questo Casale. Calcio molto alto, tutti sotto, palla portata a terra dal numero 8 del Casale, e adesso è Pesaro che deve fare buona guardia lì vicino. Brava la difesa pesarese, devono subito portare pressione, palla nelle mani di Azzolini che contrattacca sull'auto di destra, un calcetto a scavalcare la linea difensiva, e adesso è Girotto a trovare il buco, e Pesaro deve fare decisamente più attenzione, anche perché è bravo Girotto a servire velocemente. Adesso sembrava palla riconquistata da Antonelli, e così è, davvero buono il pallone recuperato da Antonelli, che va a mettere le mani sul pallone. Adesso è Gioberto a calzare lungo, deve rimettere in gioco tutti i suoi compagni, Pesaro deve salire con la linea difensiva. Pesaro, il Casale prova a contrattaccare con il numero 14 Gallimberti. Pesaro deve fare molta attenzione con i suoi tre quarti in difesa, questi sono placcaggi che, se mancati, mettono in difficoltà la linea difensiva. Pesaro è in
meno persone sull'auto di sinistra. Buono il Casale con l'ala. Pesaro si deve svegliare, deve rialzare la testa, sta subendo troppo l'attacco del Casale. Adesso sono in sovrannumero sull'auto di destra, vediamo se il Casale se ne avvede. Pesaro deve fare attenzione, deve salire adesso Tontini, Gabriele Venturini, uno contro uno, non può mancare il placcaggio e porta fuori il diretto avversario e si ripartirà quindi con una touche in favore di Pesaro. Pesaro che sta faticando e non poco contro a mettere a terra gli avversari e a regolare le folate offensive del Casale. Sì, il Casale ha una squadra comunque molto giovane che corre tanto e che fa della ripartenza con i suoi giocatori che costituiscono il triangolo allargato uno dei suoi punti di forza, e lo abbiamo visto con rispettivamente i giocatori Trabucco, Gallimberti, Viotto, sono tutti giocatori molto veloci che possono far male nelle ripartenze. E ora però è Antonelli a portare giù la palla dalla touche. Pesaro decide di non calciare subito fuori, ci mette un po', adesso calcio insidioso per Jobert che riesce però a calciare lontano. Pesaro deve salire con la linea difensiva, attacca sull'auto di destra, Pesaro fatica a mettere a terra i diretti avversari, Pesaro deve ritrovare convinzione in difesa, adesso sono sempre i centri del Casale, adesso è Boccarossa a far rifiatare la squadra, la palla però non esce e quindi è Girotto a recuperare, serve che Pesaro metta a terra i diretti avversari per poter respirare. E adesso no, l'arbitro vede un fallo di Dal Pozzo, evidentemente così era, anche perché Dal Pozzo è stato richiamato dagli stessi compagni di squadra, un fallo inutile che porta Pesaro a dover ancora soffrire perché il Casale andrà in touche. Intanto però forse ci sarà un cambio nelle fila del Casale, sembra che stia per entrare il numero 23, il giocatore più giovane di tutti quelli che sono nelle due panchine, quindi Chinellato, Giovanni Chinellato, un 2004. E attenzione, esce un 2004, entra un 2004 Chinellato al posto di Girotto. Chissà se sarà un regalo per Pesaro o se Chinellato è un giovane fenomeno che potrà metterci in difficoltà. Fatto sta che Girotto, l'apertura del Casale sin qui ha giocato decisamente bene. Adesso nuova touche per il Casale, Pesaro deve risollevare la testa assolutamente e provare a mettere in difficoltà il Casale. E intanto si forma la mol. Badone era andato a contatto, comunque crolla la mol, quindi vediamo se il pallone esce. Sembra a disposizione del Casale, Pesaro fa buona guardia lì vicino. Buono il placcaggio di Doncor, Pesaro deve fare ancora buona guardia però lì vicino, soprattutto sui centri. Deve cercare di indurre il Casale all'errore, non commettere il fallo. Adesso Doncor riesce soprattutto a strappare l'ovale, ma l'arbitro non è della stessa idea e quindi c'è un vantaggio per il Casale stesso. Sì, un fallo di placcatore che non rilascia il giocatore placcato e ora il Casale tenterà di andare
per probabilmente una rimessa laterale per cercare il bersaglio grosso per riavvicinarsi e pareggiare nel punteggio di questa partita. Intanto c'è stato un cambio fra le fila della Pesaro Rugby di cui non ce ne eravamo avveduti. È uscito, se non sbaglio, Mariani ed è entrato capitan Villarosa. Mariani era entrato nel secondo tempo, sicuramente ha avuto un colpo, infatti ci sembra disteso, dolorante davanti la panchina. Adesso touche decisamente delicata a un passo dalla linea di meta pesarese, la portano a terra, è Pesaro che deve far buona guardia, ottima l'azione del Casale che infatti trova la quarta meta di giornata, quarta meta che la riporta sicuramente intanto sul 28-26, da vedere se riuscirà poi a trasformare il calcio piazzato. Fatto sta che la difesa pesarese non è stata attentissima e soprattutto Pesaro, diciamolo onestamente, si è decisamente rilassata dopo essersi trovata sopra di 14 punti, forse un po' quello che era avvenuto anche al Casale nel primo tempo. Sì, un calo di tensione che purtroppo ha fatto sì che il Casale con grinta e con tenacia ha cercato di riportare la partita sui giusti binari, sfruttando appunto questo calo di tensione di giallorossi e che giustamente sono riusciti a capitalizzare le occasioni di falli e di punti facili per il Casale, che riesce a marcare la quarta meta, quindi a portare a casa un punto bonus. Calcio difficilissimo adesso per Viotto, visto che lui è un mancino, quella non è la posizione migliore per un mancino come lui. Fatto sta che lo riesce a realizzare davvero un calcio di pregevole fattura per lui e punteggio di nuovo in parità. Tutto da rifare per la Pesaro Rugby, che deve riportarsi nella metà campo avversaria e cercare di trovare altri punti per agguantare la vittoria. Adesso touche trovata dal Casale, una touche abbastanza profonda, servirà un buon lancio per Pesaro. Sì, c'è da dire che l'estremo Viotto è un giocatore veramente con un piedino molto ma molto educato e preciso. Adesso dal posto a colloquio con il lanciatore Badone. Lancio sull'ultimo blocco, lancio sbagliato, tra l'altro era comunque un lancio storto, mi pare di sì che abbia segnalato l'arbitro. È difficile una partita così, quello c'è anche un vantaggio, era l'ultimo punto in cui bisognava andare a fare un fallo davanti ai pali, mamma mia che errore, sono errori da non commettere. Qui ragazzi Viotto va al calcio, facile immaginare la trasformazione del piazzato. Fallo di placcatore che non rotola via dal punto d'incontro e l'arbitro che punisce la difesa giallorossa con un calcio di punizione davanti ai pali, e l'estremo Viotto cercherà di piazzare in mezzo ai pali per portare nuovamente in vantaggio la squadra biancorossa e ora si concentra per tentare di portare in vantaggio i suoi. Preciso il calcio di Viotto e Casale che quindi si riporta in vantaggio sul 31-28. Adesso Pesaro deve rialzare velocemente la testa, macinare il gioco e andare nella metà campo avversaria. Non può concedersi più errori, ne ha già concessi troppi. Calcio alto di Jobert.
serve un placcaggio puntuale e arriva da parte di Leonardo Venturini. Adesso altro calcio di Viotto, palla che rimane in campo, palla per la Recharte, ci mette troppo a servire Michael Astolini, prova ad andare oltre la linea del vantaggio, ci riesce almeno all'inizio, placatore che non rotola, adesso è dal posto ad andare a contatto, riesce a mantenere l'ovale, a metterlo a disposizione dei compagni ed è Antonelli ad andare dritto per dritto, Boccarossa che serve Jobert per Gabriele Venturini che per fortuna sembra sì, riesce a mantenere l'ovale in gioco, palla ancora nelle mani dei giallorossi e dal posto ad andare a contatto. Boccarossa che prova a dare continuità di gioco, adesso palla per Doncor, va oltre la linea del vantaggio. Boccarossa che serve Astolini per Paletta, è lui che prova a trovare il buco, non ci riesce, Astolini che recupera l'ovale subito per Boccarossa, per Badone dentro, cercano di rubargli l'ovale, riesce a mantenerlo bravo, Boccarossa deve darla ad Antonelli per dal posto, continua a giocare Pesaro, palla in mano, Paletta prova a far valere le sue gambe, va oltre la linea del vantaggio, e a terra comunque Boccarossa, continua a dare continuità di gioco ai suoi, le energie iniziano a venire a mancare, davvero provante questa partita, c'è un vantaggio per Pesaro, vediamo che cosa sceglierà di fare da quel punto. Non si sa, non riusciamo a sapere quanto tempo manchi al termine del match, ancora sicuramente il 40esimo non è stato raggiunto, inoltre l'arbitro ha fermato più volte il tempo, quindi probabilmente 5 minuti di gioco ancora ci sono, sarà interessante vedere se Pesaro andrà in touche da lì o andrà ai pali, va in touche con Jobert, molto probabilmente entrerà almeno dentro i 22 del Casale, addirittura riesce a trovare i 5 metri, una touche perfetta, meglio non si poteva chiedere a Jobert, ora è tutto nelle mani della mischia pesarese. Sì, è il momento giusto per dimostrare la propria forza mentale e fisica per poter ribaltare nuovamente questa partita, è un'occasione ghiottissima per dimostrare al Casale che Pesaro continua a esserci. E ora è nelle mani del tallonatore. Badone al lancio, parla con Dal Pozzo. Vediamo che cosa hanno scelto. Una buona touche centrale. Pesaro prova a impostare la mol. Riesce ad andare, va! Ed è meta la meta che serviva. Quarta meta di giornata per Pesaro che si porta sul 33-31. Onestamente non ho visto chi ha schiacciato, forse Dal Pozzo, forse il suo compagno. Poco ci interessa da qua, bravi tutti, bravi questi primi 8 uomini di Mischia, l'abbiamo detto. Jobert aveva fatto il suo, servivano loro, loro hanno fatto quello che dovevano fare. Pesaro per l'ennesima volta si riporta in vantaggio, adesso non bisogna commettere più errori, manca davvero poco alla fine della partita, non si possono concedere altri regali a questo Casale che poi non se lo lascia dire due volte, ci si butta a capofitto e porta a casa quello che deve portare a casa. Pesaro ne ha commessi troppi di errori, non se ne può più permettere. Ora è Jobert che cerca la concentrazione per trasformare questa meta e portarsi sul 35-31, ricordiamo il punteggio attuale di 33-31 per Pesaro. E non va, purtroppo non va, e questo potrebbe essere un errore molto pesante per Pesaro perché rimane solo sopra di due punti e quindi basterebbe un calcio piazzato per il Casale per riportarsi in partita. Bene. Quindi vediamo, mi sa che mancano 5 minuti, sembra segnalare l'arbitro, da qua non riusciamo a capirlo. Intanto un altro cambio per
il Casale. Pesaro adesso vediamo se deciderà di tenere, soprattutto prima di dovrà riconquistare il pallone e poi se deciderà di tenerlo in cassaforte o ricalzarlo nella metà campo avversaria. Decide di ricalzarlo, adesso deve fare buona guardia, buona la presa del giovanissimo Chinellato. Adesso è il Casale che prova a spingere ancora, vediamo. Pesaro non deve commettere assolutamente alcun fallo e adesso vediamo che cosa riuscirà a fare il Casale. Buona la difesa di Ruffini, deve rotolare via, Pesaro non deve commettere assolutamente fallo e adesso calcetto del numero 12, recupera Venturini, adesso Pesaro deve tenere la palla in mano, non deve commettere l'errore di voler strafare e di regalare quindi l'ovale al Casale. Adesso buono il calcio di Azzolini, però Pesaro deve fare subito buona guardia lì e non far avanzare il Casale, palla in mano. Buona, buona, buona Pesaro, deve placcare lì. Vediamo, non può far avanzare così tanto il Casale e per fortuna di Pesaro i biancorossi commettono in avanti. Sì, da notare come il Pesaro ha cercato di non contenere addirittura il pallone in rack proprio per evitare di commettere dei falli ingenui e ora che la tensione si fa alta l'arbitro richiama capitano Antonelli per delle chiarimenti. E ora il Casale ha commesso un fallo di in avanti e sarà bocca rossa per la squadra giallorossa ad introdurre la palla in mischia e Pesaro poi dovrà cercare di capitalizzare ancora un altro pallone in possesso. E ricordiamo che il punteggio è di 33 a 31 per la squadra giallorossa e dovremo cercare di non commettere errori di ingenuità o sciocchi per poter portare a casa questa partita. Mischia molto delicata, Pesaro deve mantenere assolutamente il possesso e soprattutto c'è qualcuno che tallona la palla, probabilmente dal pozzo, l'arbitro era lì, l'ha visto e quindi era un errore che non ci voleva perché riconsegna l'ovale nelle mani del Casale che decide di giocare alla mano. Forse questa è una buona scelta proprio per Pesaro. Pesaro non deve commettere fallo, deve fare buona guardia sui tre quarti. Adesso il Casale che prova a distendersi sull'out di destra fa metri. Pesaro non deve commettere falli, ricordiamo, sarebbe troppo ghiotta l'occasione per il Casale. Buono il placcaggio lì al centro, sembrava una palla persa, così non è. Pesaro fatica, adesso respinge un po' il Casale che rientra nella sua metà campo. È una battaglia senza quartiere, d'altronde Pesaro è troppo alta la posta in palio per le due squadre. Pesaro guida di due punti. Buono il placcaggio. Vediamo che il Casale prova a trovare spazi di gioco che Pesaro però non vuole ovviamente concedergli. Provano ad andare dritto per dritto, Pesaro fa buona guardia. Ora Pesaro è puntuale nel placcaggio. Deve continuare a fare questo senza concedere troppi metri al Casale. Buonissimo il placcaggio di Ruffini, adesso deve salire Pesaro, adesso provano a distendersi sull'auto di destra nuovamente con i loro tre quarti. Pesaro che fatica non poco a mettere a terra i giocatori del Casale che le provano tutte per trovare i punti disperati per
riagguantare la vittoria e adesso riesce per magia a tenere in mano questo pallone. Il Casale Pesaro deve fare buona guardia sull'auto di sinistra, bravo l'arrezzarte al placcaggio, buona la controrack pesarese, mettono in difficoltà il Casale che comunque riesce a mantenere il possesso dell'ovale. Azione davvero lunghissima, tantissime le fasi, Pesaro deve fare buona guardia, adesso è il numero 13 a seminare nuovamente il panico e adesso la palla sembrava fuori, l'arbitro non si capisce se abbia fischiato qualcosa, c'è una bandierina alzata, quindi o è il guardalinea a richiamare l'arbitro, sembra esserci una mischia in favore del Casale. L'arbitro riferma il tempo. No, sarà una touche in favore del Casale. Partita infinita, soprattutto quest'ultima azione è infinita. Ricordiamo, Pesaro non deve commettere falli, è solo sotto di due questo Casale. Ora touche in favore del Casale, Pesaro prova a fare buona guardia, non so cosa abbia fischiato l'arbitro, ammetto, mi sa che fa ripetere la touche. Forse non c'era il canale fra i due allineamenti di touche. Al lancio Cavallaro, provano a impostare la mall i giocatori di Casale. Palla che esce, Pesaro se ne deve avvedere quanto prima, devono mettere a terra Tarantola. Pesaro deve riuscire a mettere in difficoltà questo Casale. Palla che termina fuori. Sarebbe touche per Pesaro. Non si capisce che cosa abbia fischiato l'arbitro. La palla credo che fosse una touche in favore di Pesaro. Così è, infatti, non sappiamo quanto manchi al termine di questa partita, siamo agli ultimi scampoli, touche delicatissima per Pesaro. Touche portata a terra, palla che dovrebbe essere in cassaforte, palla fuori e vittoria per Pesaro. La Fiorini Pesaro, pur sudando tantissimo, riesce a portare a casa questa vittoria per 33-21. Mamma mia, che fatica, però che partita emozionante. Questa è l'ennesima dimostrazione che nel rugby non si può mai dire. Non si può mai dire di aver portato la partita finché l'arbitro non fischia la fine. Sul 28-14 sembrava che ci si potesse un attimo rilassare, ma così non poteva essere, non doveva essere. Infatti il Casale ha dimostrato di tornare in partita e di tornare anche in vantaggio, e poi però con una meta Pesaro è riuscito a riportarsi in avanti e a consolidare il vantaggio. E allora Fiorini Pesaro Rugby 33, Casale 31. Massimo Sandri, vice allenatore della Fiorini Pesaro Rugby, è arrivata una vittoria, una partita prima persa, poi rivinta quando Pesaro si è portata sopra per 28-14, nuovamente ripersa e alla fine raddrizzata ancora. Una bella altalena, direi. No, ai ragazzi era stato chiesto di portare a casa 5 punti.
Noi per l'impegno messo e per non avere mai mollato, diciamo, siamo molto contenti di questo. Stiamo facendo un percorso, ovviamente è un percorso che richiede tanto tempo, però i risultati iniziano a vedersi, il gioco è cambiato, l'atteggiamento è cambiato sia in campo durante la domenica che agli allenamenti, quindi confidiamo in quello che stiamo facendo con la squadra. Casale si è dimostrato una squadra maidoma, allo stesso tempo Pesaro forse ha peccato un po' a un certo punto di aver creduto di avere la vittoria in mano. Sì, sicuramente i ragazzi a un certo punto hanno avuto proprio un calo di tensione, fortunatamente non durato troppo e recuperato. Sicuramente va tanto di cappello al Casale per non averne neanche loro mai lasciato proprio niente di intentato fino all'ultimo, quindi lo sapevamo, il girone Veneto sono tutte così, qui ogni partita è veramente una finale e anche i nostri ragazzi devono iniziare a capire che così è per tutte le sante domeniche. Oggi l'innesto in mischia del tallonatore Badone, Pesaro ha un'arma in più forse anche nel gioco aperto. Sì, Mati devo dire ha fatto un bellissimo esordio, ha tanta grinta, ha tanta voglia di giocare, è venuto qua chiedendo subito di giocare, fare altre mille cose per essere inserito subito nel gruppo, si è dato subito da fare appena arrivato e direi che oggi ha dimostrato essere un buonissimo elemento e apporterà sicuramente tanta grinta e tanto gioco esterno.